Ciao, buongiorno. Eccoci alla restituzione. Oggi è... non mi ricordo che giorno è oggi. Ve lo dico subito perché c'è un pezzo di giornale da cui vi leggo l'articolo. Oggi è lunedì, sì, quello lo sapevo, 13 settembre. Allora, intanto sono successe due belle cose, nel senso, ieri ho ripreso a pubblicare su YouTube perché sono finite le due settimane di blocco dopo la settima censura, no? E quindi, però io continuerò a pubblicare questi articoli, questi video, scusate, su Odyssey e velocemente recupererò, perché voglio mantenere su YouTube voglio mantenere una consecutio temporale, quindi no, finché non ritorno in pari, pubblico prima su Odyssey e poi, tanto in breve tempo, uno o due giorni, ripubblico, torno in pari su YouTube. Quindi, e l'altra bella notizia è che sono finiti parzialmente i lavori sulla solita terrazza qui di fronte al Gaslini e quindi adesso sto per risalire sulla terrazza, che è più comoda quando devo leggere, c'ha anche le panchine, no? Quindi hanno fatto tutto in cemento, erano gradini un po' massacrati, hanno fatto, vedete, la cosa per i disabili, hanno fatto gli scalini tutto in cemento. Vabbè, poi dovranno fare anche una pavimentazione, dovrebbero rifare anche questa, immagino, perché non è ben messa. Comunque, eccoci di nuovo sulla terrazza. E allora, prima di leggervi l'articolo, allora intanto, vabbè, ieri, allora, sabato c'è stata la manifestazione, non ho parlato a Genova perché c'erano un sacco di interventi lunghi di gente che non aveva mai parlato, di gente comunque professionisti, avvocati, biologi, virologi, forse uno mi sembra fosse un virologo, una cosa simile, adesso non mi ricordo, va bene, interessante comunque. E invece ho parlato ieri e già l'ho pubblicato su Odyssey, breve intervento su una manifestazione contro i virologi da operetta, da studio di Italexit. E a proposito di partitini, in questi giorni ho notato che appunto la divisione che qualche video fa, no? La disposizione qualche video fa delle armate in campo, no, è sempre più chiara, perché ho visto per esempio un amico in una circoscrizione romana, cioè, ha fatto una lista, quindi lui è in Italexit insieme a Riconquistare l'Italia, ex fronte sovranista italiano. Poi ho visto un'altra locandina dove un conosciuto vignettista, fumettista, mi sembra aver capito, non lo conosco, però sì, io l'avevo intervisto, si candida sempre nel Laziale, immagino, mi sembra di ricordare, no, quindi Italexit, Vox Italia, Riconquistare l'Italia. Invece la spaccatura di Vox Italia che ha dato la nascita ad Ancora Italia si è riunita per due giorni a Viareggio, perché sulla spiaggia, perché non gli hanno dato una location diversa e più consona per un congresso fondativo, no, proprio sempre per via Destogino, no, e non lo so, gli avranno chiesto il Green Pass, immagino. E allora
E allora si sono accontentati della spiaggia e quindi tutti gli interventi. Ho visto che su Visione hanno messo due lunghi di un paio d'ore, mi sembra. Il video è uno, l'ho visto, della sessione mattutina, e ci sono stati degli interventi molto lunghi di Scardovelli, che poi non, almeno dal telefono si vede per un pezzo, poi si blocca. Fusaro si vede tutto, e Toscano. Prima c'è stato anche quello lì che parla di musica, Cresti mi sembra, Toscano. Insomma, sì, delle cose abbastanza corrette. Il problema è che comunque mi riservo di risentirli e di prendere dei punti ben precisi, me li segno e poi forse ci faccio un video, perché come sapete io sono quello che ha scritto il libro per il Partito Unitario di Liberazione Nazionale, e qui di fare un Partito Unitario di Liberazione Nazionale evidentemente non interessa a nessuno, anche non si riescono a parlare, anzi questo partito che sta nascendo di Ancora Italia sembra confluito, se non ho capito male, nel fronte del dissenso organizzato da Pasquinelli, cioè la Marcia della Liberazione, noi insieme a tante altre sigle, 100 sigle, un centinaio di sigle, e proprio Pasquinelli era presente insieme a Toscano, Fusaro ed altri alla scissione tra Vox e Ancora Italia, e quando amabilmente discettavano del fatto della possibilità da un punto di vista geostrategico di dialogare con la Cina, no? Quindi, e addirittura questo anti-atlantismo sarebbe stato, se non ho capito male, la causa della divisione. Quindi allora io non vedo, al di là di tanti bei discorsi, al di là dell'invidia che ho per la capacità di argomentare in pubblico di questi personaggi, no? Però non vedo le giuste parole per poter creare quello che serve, secondo me, appunto, questo Partito Unitario di Liberazione Nazionale, perché si continua a parlare di rivoluzione, ad usare un lessico, a parte Fusaro che ha il suo lessico ormai, parla ai suoi fan che apparentemente lo capiscono, ma cioè non passa da lì, secondo me, proprio metodologicamente, anche se loro dicono di voler fare un partito con le sedi, no? E poi vedremo anche in autunno, è prevista insomma la costituzione, no? Cioè la definizione di che cosa esattamente, se non ho capito male, sarà Italexit, perché molti imputano a Italexit il problema a Paragone imputano il fatto di non voler fare un partito addirittura, no? Che, dove si è candidato a sindaco a Milano, mi sembra, si è candidato come Paragone, non come con una lista sua, non come Italexit, quindi anche loro devono risolvere un po' di cose. In ogni caso, però, tutti questi, no? A cui io parlo, premetto sempre, con amicizia, anche ieri l'ho ringraziato, perché ho degli amici in Italexit a Genova che mi dicono se voglio intervenire. Io non ho nessun problema, perché, ripeto, reputo i partiti un luogo della democrazia, no? Un luogo delle istituzioni, quindi certo, non tutti i partiti, no, ovviamente non andrei mai a parlare in un congresso del PD se non per insultarli pesantemente da un punto di vista democratico, costituzionale e civile, no? E quindi non mi farebbero parlare. E anche perché per spiegare al loro congresso e farlo capire ai loro aderenti, esattamente avere una minima chance di successo, dovrei veramente parlare delle ore, perché con loro si dovrebbe ricominciare dall'ABC dello Stato di diritto, della democrazia, della politica, della vita, probabilmente, no? Quindi sarebbe impegno arduo e
mi rendo conto che quando dico che invidio da un punto di vista di esposizione dialettica e da un punto di vista di retorica i vari Fusaro e compagnia bella, che è vero, invidio, non sono capace di parlare così in pubblico, non l'ho mai fatto e quindi no. Devo prendere degli appunti, devo scrivere delle cose, poi in ogni caso, vabbè, ognuno ha le sue predisposizioni, le sue abilità, tra virgolette. Allora, quindi, su questo congresso di Ancora Italia probabilmente ci ritornerò, perché ci sono delle cose cui voglio specificare per far capire bene la differenza tra... non per essere per forza critico, perché nessuno è perfetto, però per far capire ancora di più la differenza di cioè a chi interessa, fra ciò che penso che sia necessario, no? E appunto gli errori presenti nell'impostazione, gli eventuali errori presenti nella loro impostazione. Ripeto, Fusaro ha detto anche una cosa molto bella, che mi trovo molto d'accordo, di cui parleremo. C'è un paio di cose su cui non sono d'accordo, sostanzialmente, però, cioè, non è che posso fare una critica, cioè, dice delle cose sostanzialmente giuste, è proprio tutto il processo di questo partito, gli obiettivi e le linee guida che non lo faranno diventare mai di massa, no? E anche fosse un'unione fra tutti questi qui, perché io nel mio progetto non dico solo di unire queste etichette, no, come una mega armata Brancaleone, no, io dico di creare un nuovo soggetto unitario, che è una cosa diversa, con un unico simbolo dove tutte le etichette dovrebbero temporaneamente, in trasparenza, sovrapporre quella del soggetto, per dire ok, noi adesso confiamo questo, fino a democrazia ristabilita lotteremo politicamente. No, invece le armate Brancaleone si sa che corrono il rischio di litigare dal primo giorno, se non dal secondo, anzi dal secondo se non dal primo, no, quindi il problema è quello. E perché? Perché noi abbiamo abbiamo l'assoluta necessità di non parlare, di non limitarci a parlare a chi già la pensa come noi e chi è già orientato, ma abbiamo l'assoluta necessità di allargare gli orizzonti e di allargare la platea di chi potrebbe comprendere delle cose, e trovando ovviamente il modo per far sì che sia possibile questo, proprio perché in democrazia più siamo e meglio è, e le fondamenta dello Stato di diritto e dei diritti umani questo dicono, no? Invitano, no? Ad unirsi su delle basi che sono comuni per tutti, indiscutibili. No, e questo deve fare, scusate che recupero le chiavi di casa, ecco, se no qui neanche ritorno a casa, ok. Quindi occorre altro, e per spiegare cosa agli altri, no, alla maggioranza silenziosa che magari vede qualcosa di strano, non riesce bene a focalizzarlo e quindi non riesce poi ad agire di conseguenza, perché fondamentalmente è confusa, no? E poi alla fine sceglierà sempre conservativamente, perché non riuscirà mai a fare il passetto rivoluzionario, perché è una parola che è girata in tutti lì Ancora Italia, che tutti gli interventi, la parola rivoluzione c'era, dobbiamo fare la rivoluzione. Beh, io dico, prima di avventurarci in rivoluzioni dovremmo ristabilire le basi dello Stato di diritto, le fonti del diritto, perché la rivoluzione la sta facendo il sistema liberista che loro tanto criticano, le classi dominanti, la classe dominante che
che è sempre più ristretta e che ha sempre più appiattito le altre classi, dico io. Quindi se proprio vogliamo continuare a parlare di lotta di classe, fatelo pure, ma almeno specificate esattamente di cosa si tratta, perché qui non è più di mettere lavoratori contro imprenditori, dipendenti pubblici contro partite IVA, perché finora questo di fatto è stato il divide et impera, no? I padroni contro... Qui i padroni di una volta sono schiavi dei padroni globali, perché si è sempre più ristretto. L'oligarchia che governa è al servizio e fa gli interessi della oligarchia finanziaria e magari di un'altra oligarchia ancora più ristretta, che ha fondamenti in logge globali, massoniche o di altro tipo, no? Che detengono un po' tutto, no? Quindi c'è veramente una classe ristretta contro l'umanità, sostanzialmente. Questa classe è formata da poche migliaia di persone e poi da centinaia di migliaia di collaborazionisti, e poi di collaborazionisti in più basso livello, che so purtroppo i popoli e le cittadinanze confuse, artatamente confuse, esattamente confuse da questo sistema di potere che detiene la narrazione culturale e quindi mediatica. Quindi capite che serve uno sforzino in più che gli appelli rivoluzionari alla resistenza di Ancora Italia. Serve proprio una nuova narrazione, nuovi statisti, no? E quindi io denoto almeno un'insufficienza, se non addirittura un inquietante, quando parlano di geopolitica, un'inquietante disposizione geopolitica da parte di questi, evidentemente ancora che sconta debiti ideologici novecenteschi, diciamo così, no? che non me li fa essere più simpatici di tanto, no? Allora, quindi come dimostrazione del fatto che bisogna ricominciare a parlare di politica, di istituzioni, di senso civico, e che il nostro terreno democratico, non solo occidentale, ma in particolar modo italiano, è disastrato, no? Dobbiamo, ogni tanto è utile fare il raffronto ad esempio con il mondo anglosassone, che ha i suoi difetti, quindi sarebbe da trovare una sintesi tra il mondo latino e quello anglosassone, perché loro hanno cose per esempio che a me piacciono tantissimo, poi si sbragano in altri modi, per carità, no? Però è interessante, quindi però rimaniamo quindi nella narrazione attuale, no? nel Gino, no? Nel nuovo mondo che attraverso il Gino ci si sta preparando, no? Un articolo proprio di oggi di Luigi Ippolito, che riporta quello che accade in Inghilterra, in Europa, primo piano, la nuova fase. Johnson abbandona il piano sul Green Pass, bastano le pere di Stato. No, il Premier ha deciso a non introdurre nuove restrizioni e annuncerà la fine della legislazione di emergenza. Leggiamolo perché è interessante. La Gran Bretagna rinuncia a introdurre il Green Pass. Il governo di Boris Johnson ha annunciato, quindi Johnson, lo sapete che all'inizio era molto critico, poi gli hanno fatto abbassare la cresta subito, quindi si è ammalato e c'aveva anche la faccia strana col capello più sconvolto del solito, ricorderete, un anno fa, e quindi è ritornato nell'alveo. Adesso ultimamente sembra, questi sono i movimenti delle elite che governano, che sono divise al loro interno, che noi li vediamo di riflesso così, ma non essendo nelle loro stanze possiamo immaginare, ma potremmo anche sbagliare di tanto. Quindi comunque prendiamo atto di questa cosa. Quindi ha annunciato di aver abbandonato l'idea di imporre un passaporto vaccinale per discoteche, cinema ed eventi sportivi. Un provvedimento che era stato ventilato nei mesi scorsi e che sarebbe dovuto entrare in vigore a fine settembre.
Tuttavia il Green Pass difficilmente sarebbe stato approvato dal Parlamento, e questa è una cosa interessante che ci deve far capire che gli ordinamenti giuridici possono avere tradizioni diverse e che magari anche solo il fatto, il mondo anglosassone, in America sicuramente, non sono esperto di diritto, però c'è una cosa come la common law che noi non abbiamo e che è interessante, diciamo. Allora, difficilmente il Green Pass sarebbe approvato. Due punti: una buona fetta dello stesso partito conservatore di Johnson si era schierata contro, definendo la misura coercitiva e discriminatoria. Correttamente, dico io. Fieramente opposti per ragioni ideologiche erano i liberal democratici e così pure il leader laburista Keir Starmer, che aveva bollato l'idea di un passaporto vaccinale come contraria allo spirito britannico. A me, già un politico nel momento in cui dice e si rifà lo spirito del suo popolo, no? Poi magari c'era mille altre contraddizioni, no? E in Italia difficilmente sentiamo questi appelli, e quando, perché no, sì, vabbè, è retorica, no, noi siamo più cinici per certi versi, però poi quando vengono fatti appelli di questo tipo li sentiamo dalle più alte cariche dello Stato per appoggiare cose immonde, no? Quindi, d'altra parte, questo è un paese dove non esistono carte d'identità, attenzione, e qui subito, no, mica vuol dire che loro sono dei cretini che non tengono conto di chi sono i loro cittadini e hanno un'amministrazione che non funziona, no? C'erano altri sistemi, nel senso, tutti presenti, loro sanno già tutto di te, scritto nei loro registri, no? Perché se no... Comunque, no, c'è questo rispetto della persona, dell'essere in quanto te stesso, e tu te stesso testimoni te stesso senza nessuna intermediazione burocratica, e questa è una cosa più elevata, ragazzi, mi dispiace, è più elevata. Poi, per carità, loro avranno il loro enorme tasso di ipocrisia, no? Però bisogna prendere il meglio e cercare di trovare una sintesi sempre migliore, no? Quindi, paese dove non esistono carte d'identità considerate un grave attentato alla libertà personale. Io sono qui di fronte a te, tu poliziotto ne prendi atto, e se non sto facendo niente di male non mi rompi le scatole. Se fai un controllo ti fidi della mia parola, poi la controlli, fai come ti pare. Ma io sono davanti a te, sono un essere umano, non mi serve una carta d'identità, perché sono la fondamentale unità della comunità e dello Stato di diritto. Sono un soggetto giuridico come persona, in quanto esisto, non perché ho una carta d'identità. Attenzione. E dove non ti chiedono di identificarti neppure al seggio elettorale quando vai a votare, che evidentemente hanno i loro elenchi, dall'elenco ti riconoscono e basta, quando hai votato, e poi se arriverà qualcuno che dice che sei sempre tu, mentre tu hai già votato, oppure arrivi a votare e dici no, guarda che tu hai già votato, a me siete sbagliati perché avete riconosciuto uno per un altro, no? Quindi perché lo ritengono un sopruso inaccettabile, capiamo? Qual è la questione? Come ebbe a dire un deputato conservatore, non siamo il tipo di paese che chiede i documenti alla gente, ok? Questo dovrebbe essere un vero Stato di diritto guidato dai diritti umani. Poi non sto facendo l'apoteosi dell'Inghilterra, che talmente bastardi loro nella loro politica da una vita, però delle fondamenta sane ce l'hanno, come ce l'abbiamo noi con la Costituzione, no? come ce l'hanno tutti delle fondamenta. Quindi noi dobbiamo, più che essere rivoluzionari, dobbiamo essere dei restauratori
e nuovi attuatori di quello che non è, di quello che le classi politiche precedenti non sono stati capaci di attuare, perché nei diritti umani, nello Stato di diritto, nelle costituzioni, negli ordinamenti giuridici, le fondamenta per un mondo decente già c'erano, sono state messe lì probabilmente in maniera anche un po' ipocrita da parte di qualcuno, però bisognava lavorare su queste, non continuare ad evocare di essere rivoluzionari ancora oggi quando la rivoluzione la stanno facendo le élite, ripeto. Quindi non siamo il tipo di paese che chiede i documenti alla gente, figuriamoci allora il Green Pass, dice il giornalista, no? Il governo ha spiegato la marcia indietro col fatto che le attuali pere di Stato costituiscono già una efficace prima linea di difesa. Ovviamente mica sono rivoluzionari, appunto, questi sono sempre allineati, no? Però hanno un livello in cui, almeno avrebbero un livello che i politici potrebbero difendere, no? Anche appiattendosi su tutto il resto, no? Contro una eventuale ondata invernale del Gino. E Johnson appare determinato a non reintrodurre restrizioni. Addirittura domani annuncerà la fine della legislazione d'emergenza e dunque la rinuncia da parte del governo al potere di imporre limitazioni alle attività economiche, alle scuole e università, oltre che a raduni ed eventi. Insomma, mai più un nuovo lockdown. A che chiedo io, no? Vabbè, se avevate tutti questi principi e non erano, e voi non siete il paese che chiede i documenti alla gente, finora, insomma, com'è che vi siete permessi di fare tutto quello che avete fatto? Insomma, vabbè. Comunque è interessante questo articolo, no? Cioè, solo il fatto della disposizione diversa del rapporto Stato-cittadino, almeno dal punto di vista di principi sommi del diritto, insomma, interessante. Johnson sembra confortato dal fatto che la scommessa di luglio di riaprire tutto nel mezzo della terza ondata del Gino pare essersi rivelata vincente. Lo stesso governo, come in Svezia, no? Lo stesso governo aveva ammesso di temere un balzo dei contagi fino a 100.000 al giorno e gli esperti ne profetizzavano 200.000 per agosto. Nulla di tutto ciò, i nuovi casi sono stabilizzati attorno ai 30.000. Qui ricordo per l'ennesima volta la menzogna, forse la menzogna più grossa di tutta questa storia, no? Loro quando parlano di casi tendono a farti credere che il caso sia un caso documentato da sintomatologia, no, quindi una malattia vera, niente di tutto ciò, ok? Il caso è stabilito come positivo a test di laboratorio, del tutto truffaldini e antiscientifici, antitecnici, perché violano proprio il funzionamento dell'apparato della misurazione, insomma, no? Come sappiamo da chi addirittura ha inventato questa cosa, no? Quindi l'articolo era interessante, è interessante, e chiudiamo qui invitandovi a riflettere su appunto tutta la complessità di questa questione e purtroppo sulla inefficienza propositiva e operativa, pragmatica, se non espositiva, perché dotati di bravi oratori, della politica alternativa o pseudo alternativa, no? Non so più come dirlo, insomma. Io vi dico sempre, leggete i miei articoli, che io mi esprimo meglio scrivendo, e il mio libro, e capirete di cosa c'è bisogno. E di fatto tanti che so che hanno letto il mio libro me lo dicono, bello, eh? Cioè capiscono esattamente quello di cui c'è bisogno
la prospettiva, cioè vedono la correttezza fondamentale della prospettiva, in cui io metterei anche prospettiva operativa di come si potrebbe costruire un soggetto politico nuovo, innovativo, diverso. Quindi sia nelle finalità, nella disposizione ideale, sia nella, appunto, pratica operativa. Quindi guardate tutte le cose che metto, come sempre, nel video, tutte le informazioni, i link, andate a approfondire, iscrivetevi al canale, sia Odyssey che tanto alla fine finirò lì, perché alla prossima censura mi chiudono, nettamente l'hanno detto, quindi fate i bravi e ci vedremo al prossimo video. Ciao ciao.